già qui, che se ancora non siamo tanti, è giusto cominciare. Parto dall'accademico passato, quindi vi spiego un po' perché siamo qui. Mi presento, sono Bruno Marasà, sono il direttore dell'ufficio del Parlamento Europeo a Milano, che ha come competenza territoriale, diciamo così, il nord Italia, le due circoscrizioni elettorali, nord-ovest e nord-est. Ed è vero che siamo un po' milanesi nel nostro lavoro, perché prevalentemente le nostre attività le teniamo inevitabilmente su Milano, perché abbiamo proprio fisicamente l'ufficio, la nostra sala conferenze e così via. Però negli ultimi tempi, anche prima delle elezioni europee, abbiamo cercato di spostare e sostenere anche spostare l'interesse e sostenere le iniziative che ci venivano suggerite o proposte anche nel nord-est, compreso Bologna, dove intanto ringrazio chi ci ospita, dove esistono quelle strutture che noi chiamiamo di Europe Direct, che sono delle agenzie di informazione che lavorano in raccordo sia con la Commissione Europea che con il Parlamento Europeo, che sono molto attive, e quindi con loro abbiamo costruito anche nel passato, non recente, iniziative di un certo valore. L'idea di questa sera, dal titolo che abbiamo dato all'incontro, è il nuovo Parlamento Europeo al lavoro, perché ci sembrava naturale trovare l'occasione, terremo un incontro analogo la settimana prossima proprio a Milano, invitare i parlamentari, gli amici o comunque le persone che si interessano all'Europa sotto vari profili. Qui alcune di voi, anche se adesso c'è il buio, io vedo solo, c'è molta luce di qua e almeno dal lato vostro, non so se per ragione proprio di regia, ecco, però vedete scorrere anche i volti e i nomi dei parlamentari europei. Dicevo, l'idea era di presentare il nuovo Parlamento Europeo, perché è vero che le elezioni sono tenute il 25 maggio di quest'anno, ed è vero anche che sono passati 5 mesi, quindi non pochi, però è anche vero che la procedura di avvio del Parlamento Europeo coincide, questo credo che sia un fatto positivo, adesso lo presenterò alle persone che sono con me, diranno meglio di quanto io possa dire, con diciamo, l'avvio di una legislatura europea, che quindi anche incarico dato alla Commissione Europea, che è un po' l'esecutivo, il governo dell'Unione Europea stessa. Quindi ci sono state queste settimane di audizioni, commissari, l'elezione del Presidente Juncker, adesso tutto è pronto perché si inizia davvero a lavorare dal 1 novembre, diciamo così, anche se nelle commissioni parlamentari europee hanno cominciato a fare qualcosa. Allora intanto lo ringrazio particolarmente perché è quello che viene da più lontano e ha confermato la sua presenza. Devo presentare l'onorevole Herbert Hoffmann, che viene da Bolzano, che è un parlamentare già esperto, che è stato eletto anche in Parlamento nelle due legislature, la seconda legislatura, e lui fa parte del gruppo del Partito Popolare Europeo, si occupa di agricoltura di altri tempi, ma su questo opuscolo che avete tutti troverete tutte le indicazioni più precise. Purtroppo pochi minuti fa, prima che iniziassimo per motivi diversi, abbiamo appreso che l'onorevole Chieggi ha avuto una leggera indisposizione, quindi non ci può raggiungere, anche l'onorevole Zanonato si trovava a Ferrara ed è rimasto bloccato lì. Quindi ringrazio l'onorevole Dorfman, che stasera avrà un compito un po' più oneroso, ma sono sicuro che lo svolgerà benissimo, di rappresentare diciamo, uno spettro, un universo, sia dal punto di vista dei contenuti che della presenza parlamentare più ampio, e in questo mi aiuterà Fabrizio Binacchi, che ringrazio in un modo particolare, anche lui è il direttore della sede RAI di Bologna, amico dell'Europa posso dire, perché al di là delle sue funzioni, delle sue alte responsabilità manageriali, invece è sempre disponibile a parlare con noi e a incontrare i parlamentari sulle questioni europee. Quindi, mi avvio quasi alla conclusione di questa breve introduzione, l'idea era di raccontarvi, e anche sentendo poi anche il pubblico ovviamente, quello che avete da chiedere, da domandare, come è partito il nuovo Parlamento Europeo, come è partita la nuova legislatura europea. Sapendo che tutto questo ovviamente non è mai un semplice inizio, perché si intreccia e coincide con un'attività che un interesse, vorrei dire meglio, sull'Europa, che come sappiamo è molto forte. Stamattina sentivo una trasmissione televisiva, un maestro che diceva, un maestro elementare, dice la parola crisi è entrata nel dizionario, nel vocabolario dei nostri ragazzi, cioè i ragazzi stanno crescendo, accompagnando, sentono parlare della crisi. È un dato
preoccupante e al tempo stesso però significativo della situazione in cui ci troviamo. Io lo cito in relazione a una questione che è ineludibile secondo me, cioè la dimensione europea anche dei nostri problemi, sia come c'è qualche volta ci viene anche scaricata, perché sembra che tutti i nostri problemi vengano dall'Europa, l'euro, l'austerità, la politica del rigore, tutte cose che pure è giusto mettere a verifica e a critica anche, ma anche perché anche la ricerca delle soluzioni in realtà poi non può prescindere dalla dimensione europea. E questo vale per tutti i campi della vita sociale, culturale, della ricerca. Abbiamo un'amica che ringrazio, della presidente del CNR, che ha fatto un lavoro straordinario in questi mesi in questo campo, altri qui con noi ci potrebbero dire di quello che succede. Quindi insomma è un incontro, speriamo più gradevole possibile, per parlare un po' di questo avvio della legislatura europea. Devo anche dire, ho concluso, che per quello che vale, ma secondo me ormai sappiamo che vale molto, questo nostro incontro è stato pubblicizzato sui nostri siti, lo faremo come seguito dell'incontro stesso, daremo conto di quello che stasera comunque succede, e i nostri amici anche dello Europe Direct, i nostri colleghi dell'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia, twittando, diciamo così, qualche cinguettio che va fuori da questa sala, cercheremo di metterlo in circuito, e quindi speriamo di avere allargare un po' l'audience di questa serata. Io darei la parola a Binacchi per provocare subito l'onorevole Dorfman, che si è, credo, rassegnata al ruolo di protagonista principale della nostra serata. Grazie. Grazie, grazie molte Bruno, così può passare il microfono direttamente all'onorevole Dorfman. Bruno, che è il direttore dell'Ufficio di Milano e Parlamento Europeo, ha già detto molto su lo spirito di questo incontro, un dialogo di un giornalista con il deputato europeo che è alla sua seconda legislatura, quindi io comincerei proprio da questo confronto. È un inizio di una legislatura particolare perché in questo momento si ridisegnano molte nuove linee dell'Europa, abbiamo visto anche nell'ultimo vertice europeo un confronto molto molto crudo tra le rappresentanze italiane, il governo italiano, il governo francese, il governo inglese e la Commissione europea. E avviene questa ripartenza del lavoro del Parlamento europeo nel cambio, possiamo dire anche epocale, della Commissione, con la commissione del nuovo presidente. Allora, lei è la seconda. Quali sono le differenze di partenza tra la prima consigliatura che ha vissuto e questa consigliatura, questa legislatura, e se questa nuova ripartenza può combattere la parola che prima ricordava Bruno, che è entrata anche nel vocabolario dei nostri ragazzi delle elementari, e cioè la crisi. Beh, buonasera a tutti. Sinceramente mi sento un po' in imbarazzo perché sono responsabile per il fatto che qui stasera vi dovete supportare un italiano un po' con accento un po' tedesco. Per noi è un piacere. Bologna è molto amica dell'Alto Adige. Siamo sulla linea poi. E aspettavo qui a vedere questa parte più sviluppata, diciamo, ma cercherò di dare il meglio. Beh, io presento molto velocemente, io sono un elemento un po' particolare del Parlamento europeo, perché mi si sente anche per la lingua, sono l'unico rappresentante della struttura forestatale, quindi del partito della minoranza linguistica sudtirolese, con un bacino elettorale che chiaramente in questa circoscrizione nord-est, che però è molto concentrata sul, direi non solo sulla mia provincia, ma sulla regione Trentino-Alto Adige, bellunese, quindi mi interessa molto la questione della montagna, dell'agricoltura della montagna, lavoro in Parlamento, ho lavorato gli ultimi 5 anni in Commissione Agricoltura e in Commissione Econ, quindi Economia e Affari Monetari, quindi vicino poi in questa la sua domanda, perché sono stati sotto questo punto di vista 5 anni estremamente interessanti. Invece in questa legislatura sono passato, rimango sempre in Commissione Agricoltura, sono passato dalla Commissione Economica alla Commissione per l'Ambiente. Ma certamente per
fare un tentativo per rispondere alla sua domanda, che è molto ampia chiaramente, perché avevo bisogno di un approfondimento molto, molto accentuato. Innanzitutto per me questo è il primo passaggio di legislatura, cioè la prima volta, sono stato eletto nel 2009, per la prima volta che faccio questa esperienza di andare da una legislatura all'altra. Gli ultimi 5 anni sono stati difficili, sotto tanti punti di vista. Io dico sempre una cosa dove si vede come la politica spesso, o come la politica spesso cambia velocemente. 5 anni fa, nel 2009, io sono entrato in Commissione Economica del Parlamento perché nessun altro della delegazione del Partito Popolare Europeo la voleva, perché era una commissione considerata di tanto lavoro e poca gloria, poca possibilità di uscire dal pubblico, cioè poche cose di quelle che al politico normalmente interessano. Nell'ambito di 5 anni è diventata la commissione regina del Parlamento Europeo. Cioè tutti i grandi dibattiti, tutte le grandi discussioni che abbiamo avuto negli ultimi 5 anni in Europa sono passate tramite la Commissione economica. Quindi gestione della crisi macroeconomica, sistemi finanziari, ridisegno dell'intera architettura finanziaria e così via. Diciamo così. Questa crisi, la sappiamo, non è una crisi che nasce in Europa, è una crisi che di per sé nasce negli Stati Uniti d'America. Però questa crisi ha fatto capire come vulnerabile questa Europa, questo sì, perché il virus che è scattato negli Stati Uniti d'America ha avuto un humus molto fertile in Europa. Forse addirittura più fertile rispetto agli Stati Uniti d'America. E questo virus ha fatto vedere le debolezze che hanno alcuni Stati membri dell'Unione Europea, tra l'altro anche l'Italia. E la questione, almeno secondo me, non è tanto il debito pubblico di per sé, perché spesso anche il dibattito della settimana scorsa è molto concentrato sul debito pubblico. Ma il debito pubblico c'è un risultato di un altro fatto, e della perdita di competitività, che alcuni paesi purtroppo negli ultimi 2 decenni hanno avuto. E noi in Europa oggi abbiamo una situazione di competitività a livello internazionale completamente diversa in diversi Stati membri. E questo negli anni di boom, dal 1995, fino al 2006-2007 non ce ne siamo resi conto, perché comunque l'economia tirava. Poi quando è arrivato questo virus, i deboli sono usciti fuori e si è cominciato a capire chi è competitivo sul mercato e chi non lo è, con tutti i risultati che abbiamo visto. E qui l'Italia è stata colpita gravemente, perché io sono convinto che l'Italia ha subito una perdita di competitività negli ultimi 20 anni che è spaventosa. E questa perdita di competitività, che è molto più profonda del debito pubblico, perché c'entra con sistemi dello Stato che non funzionano, il mercato del lavoro, per esempio, sistemi educativi, sistema giudiziario, infrastrutture. Questi problemi non si possono risolvere in 6 mesi o in un anno. E a mio avviso il dibattito in Italia è molto concentrato sul debito pubblico, e anche la politica italiana lo concentra molto sul debito pubblico, per poi parlare di austerità e di tutto quello che conosciamo. Sarebbe più giusto ammettere che c'è un problema di competitività e che bisogna riformare questo paese per ritornare ad essere competitivi.
che altrimenti non si esce dal, cioè l'Italia può risparmiare fin quando vuole, e non solo l'Italia, anche la Francia, anche la Spagna, anche il Portogallo possono risparmiare fin quando vogliono, se non sono competitivi sui mercati internazionali non usciranno da questa situazione. Ed è lì che secondo me, io ho l'impressione che negli ultimi mesi questo succede, perché il governo italiano, la politica italiana tenta di dire agli italiani che bisogna cambiare, però non è facile, e quello un po', e chiudo, e lì secondo me è un po' il problema, non solo un po', che e non dico che in Europa non si sono fatti anche degli errori, però in una situazione nella quale ci trovavamo, l'uscente adesso, domani, dopodomani uscente, il presidente era Juncker, nel suo discorso non di questo, a luglio, quando è stato eletto presidente della commissione, ha detto: noi abbiamo dovuto riparare un aereo che era in volo, ed è difficile riparare un aereo che sta volando, e qualche errore sarà stato fatto, però noi non avevamo esperienze come riparare un aereo che sta volando, che sta per precipitare, e quindi è chiaro che ci sono anche delle esperienze sul tavolo, ma io sono anche convinto che questa commissione, tra l'altro anche il Parlamento, è conscio del fatto che questa qui, Juncker l'ha un po' definita the last chance, se non si utilizza questa possibilità di questi 5 anni, l'ultima occasione, se non si utilizza questa, non si sfrutta questa, questo progetto Europa non avrà grande futuro. Quindi sotto questo punto di vista sono convinto che saranno 5 anni importantissimi, anche decisivi, perché anche la situazione, sicuramente parleremo di composizione del Parlamento, chiaramente anche la composizione del Parlamento non è più quella dell'ultima legislatura, anche le ultime elezioni del Parlamento hanno comportato un risultato diverso, che è tutto risultato di quello che ho detto, quindi è una situazione direi difficile, è una situazione comunque anche molto interessante secondo me, perché è una situazione dove tutti noi sappiamo che non si può andare avanti come sempre, bisogna cambiare, ognuno ha la direzione. Bene, grazie, ci ha fatto una panoramica veramente approfondita e interessante, dando un taglio che oggettivamente è quello realistico, perché non si può guardare il dito, ma dobbiamo guardare la direzione del dito, la luna è la competitività che oggettivamente non c'è. In questo volevo, onorevole Dorfman, chiederle un suo parere, un suo giudizio sulla nuova commissione Juncker e sul rapporto col Parlamento, di cui lei è esponente, peraltro un esponente privilegiato, perché lei, come ci ha detto, viene eletto da una minoranza linguistica all'interno dello Stato italiano, tra l'altro con un modello bolzano, mi verrebbe anche da chiedere, un modello di welfare e di società nel Sud Tirol, che può essere interessante anche con i spunti. Allora, la prima domanda è valutazione di questa commissione Juncker e nel rapporto col Parlamento che gli ha dato la fiducia, e sulle promesse che Juncker ha fatto anche a proposito di investimenti dei famosi 300 miliardi. Per valutare, addirittura giudicare una commissione che entra in vigore o entra in vigore tra 2 giorni è tutt'altro che facile. Io posso, quindi posso solo parlare dei personaggi che conosco e di quelli che ho conosciuto durante i hearing. E questo ci piace, perché così conosciamo anche i commissari. Io il presidente Juncker lo conosco bene, perché è stato capo dell'Eurogruppo degli ultimi 5 anni, anzi no, non fino alla fine, ma i primi 4 anni in questa situazione difficile della zona euro. E io ero in commissione economica, quindi abbiamo avuto contatti molto, molto frequenti. È un politico puro sangue, che è stato primo ministro per lungo tempo,
anche lui proveniente da un paese interessante in Europa, perché è un paese a cavallo tra il mondo, diciamo, tedesco, francese, quindi a metà strada tra il mondo germanico e il mondo latino, se vogliamo dire così. E secondo me questo potrebbe essere un grande vantaggio, un personaggio che sa benissimo che questo sarà il suo ultimo grande incarico politico. Quindi o si può fare la gloria o perde. E lui sa benissimo, su questo sono convinto, che lui perde se diventa l'altoparlante del Consiglio. Perché io sostengo e sono convinto che il problema dell'ultima commissione, anche nell'opinione pubblica e soprattutto anche qui in Italia, anche giustamente, è stato che spesso la gente aveva l'impressione che questo governo europeo è l'altoparlante di alcuni primi ministri in Europa e di una in particolare. Avete indovinato qual è? Questo, ma non ce ne sono così alle tante, una per una. Adesso Cameron ancora ma... e questo non aiuta però. Sì. Io penso che Juncker abbia capito molto bene che lui deve trovare una strada autonoma. La terza via di connessione, di mediazione, o la prima via? Vero governo. Esatto. Il vero governo europeo. Sui commissari, io nei... c'era stato quel problema con l'ungherese, no? Che ha fatto molta notizia. Sì, c'è stato un problema più grave, c'è stato sulla candidata slovena, che abbiamo respinto, ci sono stati problemi su alcuni altri. La Mogherini sì, invece è andata liscia. La Mogherini è andata molto bene, ha fatto una bella figura anche durante il hearing. Io mi permetto di dire, il Parlamento europeo è l'unico Parlamento in Europa, anche tra i pochi nel mondo, quanto mi sembra, che fa questo sistema di hearing. Quindi è chiaro che facendo un hearing commissario per commissario, un dibattito pubblico c'è anche un dibattito pubblico sulla qualità di questi commissari. Io vorrei vedere se il Parlamento italiano, piuttosto che quello tedesco o francese, dovesse sentire tutti i ministri uno per uno, se per tre ore, se tutti ne escono completamente indenni. Non lo so, penso di no. Quindi questa impressione che è un po', soprattutto in Italia forse di meno, io vedo un po', visto un po' il grande tabloid tedesco ed altri che fanno un po' questo flashing su alcuni commissari, intorno a questa qui o quello, lo ritengo un po' risultato di questa situazione qui. Comunque io penso che il hearing dei commissari per il Parlamento è una cosa molto importante in un processo democratico, giusto che sia così. I 300 miliardi saranno il primo grande match, perché quello che ho detto prima, che Juncker deve dimostrare autonomia, quello si vedrà quando farà la proposta da dove derivano i 300 miliardi. Che tre, secondo me, sono le possibilità. O si fa finta di una cosa che poi di sostanza non è, e spero che non sia così. E se si vuole fare così, bisogna riprendere in mano il bilancio dell'Unione Europea e rimettere un po', fare un bel passo di bilancio, prendere i miliardi che ci sono lì e poi cercare alla fine di dire abbiamo 300 miliardi, però non sono soldi nuovi, ma sono quelli vecchi rinominati in altra maniera. Spero che non sia così. La seconda possibilità è che la Banca di Investimento Europea, o tramite la Banca di Investimento Europea, si trova una possibilità per dare crediti per 300 miliardi. E la terza è di utilizzare i fondi dell'ESM. E questa terza via è fortemente, ci sarà una fortissima opposizione da alcuni Stati membri, dalla Germania in primis, dove c'è tutti i giornali,
Germania scrivono che qui adesso ci rubano anche gli SM, che quindi c'è una forte attenzione pubblica su questo. Gli SM, gli European Stability Mechanism, sono i famosi soldi che sono stati messi sul piatto 4 anni fa, durante la crisi greca, poi anche, spagnola, portoghese, irlandese, cipriota, dove da questo fondo, che sono più o meno 600 miliardi, si sono dati dei prestiti a questi stati membri che erano sotto la sorveglianza ESM. Questi fondi sono in parte rientrati, in parte poi in massima parte per fortuna non sono mai stati utilizzati, perché questo fondo è anche un po' un muro contro la speculazione, cioè a quel punto si aveva detto 3 anni fa dobbiamo creare un fondo per far capire a chi specula che qui c'è una forte coesione europea, che non sarà così facile fare gli scherzi con. Adesso questo ESM c'è, Juncker aveva una forte intenzione di utilizzare questi fondi qui, e su questo ci sarà la prima grande battaglia, la prima prova, si vedrà cosa... In che periodo questo si evidenzierà? Ma subito, perché Juncker parla di fine anno. Quindi entro Natale l'operazione verità. Non direi di sì. Bruno? Bruno, la partenza di questo Parlamento è sotto gli occhi un po' riflettori un po' più forti del solito, anche per la coincidenza con la nuova Commissione, una grande curiosità. Tu sei un veterano del Parlamento europeo, lo conosci in tutti i suoi meandri. Il rapporto nuovo che si può innescare tra Commissione, Parlamento e Consiglio può dare frutti nella direzione che diceva l'onorevole Dorfman, cioè di maggiore personalità di questi tre capisaldi dell'Unione Europea? E poi una domanda che poi farò anche all'onorevole: il rapporto tra Moscovici e Katainen, cioè poi lo sentiremo anche da lui, come ci si orienterà, Bruno? Ma io credo che dobbiamo registrare la novità di questa elezione. Già nelle parole dell'onorevole Dorfman questo veniva fuori, cioè questo Parlamento europeo e questa Commissione hanno in luce gli elementi di un nuovo rapporto che non c'era mai stato, anche se, visto che hai voluto ricordare che sono da tanti anni nel Parlamento europeo come funzionario, giovanissimo, ma da tanti anni. C'è stato un periodo in cui il Parlamento europeo e la Commissione europea avevano uno splendido rapporto e hanno prodotto uno degli avanzamenti più grandi nel processo di costruzione europea, quando c'era la presidenza della Commissione di Jacques Delors. Jacques Delors, che ricordiamolo, una serata di conversazione, quindi anche qualche flashback ci sta, diciamo così, fu il promotore della spinta che ha portato al mercato unico, poi al trattato di Maastricht e così via. 10 anni presidente della Commissione, diceva sempre in Parlamento che l'alleato naturale della Commissione era appunto il Parlamento nei confronti del Consiglio. Voi sapete che nell'Unione Europea c'è questo strano triangolo, Consiglio, Parlamento, Commissione, e diciamo che è anche molto importante, come diceva l'onorevole Dorfman, se la Commissione si limitasse, o si limita, come forse in qualche modo è successo, questo è un giudizio politico, ma lui l'ha espresso e quindi lo riprendo, a fare il portavoce o il megafono, qualcuno dice il segretariato del Consiglio, viene meno l'elemento di spinta che ci deve essere nell'esercizio del processo di integrazione. Perché? Perché il processo di integrazione è fatto da proposte che vengono messe in campo, allora i singoli stati non sarebbero mai in grado di, da sole, di fare questo, perché ognuno ha le sue priorità. Quindi l'originalità dell'Unione Europea, quella che ha fatto proprio dall'intuizione di Jean Monnet, del padre fondatore, era che la Commissione era un organo terzo che aveva ed ha e deve avere questa funzione di promotore, diciamo così, e sostenitore delle idee per portare avanti il percorso e poi di esecutore una volta che le decisioni vengono prese, cosa non certo secondaria.
Questo era lo scenario, diciamo, tradizionale, dal punto di vista anche istituzionale, che non è che sia stato modificato radicalmente. Però delle modifiche ci sono, io di questo un po' da funzionario vorrei parlare. Alcune importanti modifiche riguardano proprio l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che è entrata in vigore nel dicembre del 2009, quindi quando la legislatura che è finita era già cominciata, quindi è adesso, proprio come si diceva prima, che vediamo le nuove sfide, cominciano davvero adesso anche alla luce del Trattato di Lisbona. Ora, nel Trattato di Lisbona almeno due elementi di grandissima novità, di grandissima innovazione istituzionale ci sono, che possono dare anche risultati politici, e qualcuno hanno cominciato a darlo. Uno è l'equilibrio dei poteri tra Consiglio e Parlamento. Il Parlamento europeo adesso è davvero il co-legislatore dell'Unione Europea, cioè su tutte le materie, tranne alcune ma che non sono comunitarizzate, come la politica estera, e anche lì in parte però c'è anche un nuovo potere del Parlamento europeo, a ben vedere. Comunque su tutte le materie legislative, su tutte le politiche, la codecisione tra Consiglio e Parlamento è al 100%, e su molte di queste materie non c'è più neanche l'unanimità nel Consiglio. Quindi la possibilità per il Parlamento europeo di essere un protagonista effettivo nella proposta, nell'esame dei provvedimenti che vengono proposti dalla Commissione, è molto più forte di prima. Prima, quante volte abbiamo sentito dire che il Parlamento europeo è importante, non ha potere, non ha sufficiente potere. Adesso il Parlamento europeo ha dei poteri, anche in agricoltura, come sa bene l'onorevole Dorfman. Prima, sino a 5 anni fa, il Parlamento europeo aveva un potere anche incisivo, ma cercava di entrava nelle regole della cooperazione. Adesso il Parlamento, anche sulle grandi linee, è co-legislatore anche in materia agricola. Ma la seconda novità più importante che io volevo segnalare, che abbiamo registrato, era il fatto dell'innovazione di cui appunto si è parlato, che il Parlamento europeo ha eletto la Commissione europea, prima ha eletto il Presidente Juncker a luglio, come si diceva, e poi adesso ha dato un voto di fiducia sostanzialmente ai 28 commissari, dopo questo faticosissimo e severissimo ciclo di hearing, di audizioni che hanno sottoposto questi commissari a un esame vero e proprio, tant'è vero che in alcuni casi magari qualcuno non è stato bocciato ma è dovuto tornare per la sessione, è stato rimandato la settimana dopo per dare un complemento di risposta ad alcune domande. Adesso si può discutere se questo sia un esercizio un po' più o meno incisivo, però dà l'idea anche di un processo trasparente, diciamo così, di corresponsabilizzazione. Però, e concludo su questo, la novità principale qual è stata? Che questa si è svolta una vera e propria campagna elettorale europea per la prima volta, raccogliendo un elemento che offriva il Trattato di Lisbona, questo citato nei giornali, è stato anche citato, comunque chi segue queste cose lo conosce, l'articolo 17, che diceva che il Presidente della Commissione sarebbe stato scelto sulla base, tenendo conto dei risultati elettorali. Questo ha fatto scattare il meccanismo della indicazione degli Spitzenkandidaten, come si dice in Germania, in tedesco, che poi sarebbero banalmente i capilista dei vari partiti che sono presentati alle elezioni, socialisti, popolari e così via, e questo meccanismo ha portato alla selezione di Juncker, perché il Partito Popolare ha avuto un po' di seggi in più del gruppo del Partito Socialista Europeo, e quindi era normale che si cominciasse da lui. Ed è in effetti. Allora, il risultato qual è? Per rispondere alla tua domanda, spero di essere stato più o meno chiaro, che noi adesso abbiamo finalmente un governo, cioè una Commissione europea, che ha un rapporto fiduciario col Parlamento. Non è solo una maggioranza istituzionale che ha eletto questa nuova Commissione, ma una maggioranza politica. E come è giusto che sia in democrazia, questa maggioranza, se per esempio quando si andrà alla verifica dei 300 miliardi di euro da dove vengono e come sono, o su grandi dossier importanti della vita europea, potrà far valere questo rapporto fiduciario. Credo che questa sia una novità di grande rilievo. Grazie a Bruno Malasar per questa lezione vera di cultura europea e di storia anche legata all'introduzione del Trattato di Lisbona, che adesso dà i suoi frutti. A proposito di maggioranza, uno degli elementi che ricordava Bruno è proprio questo, il fatto nuovo della fiducia
e lo diceva prima anche l'onorevole Don, della nuova composizione, inedita composizione del Parlamento europeo. La domanda è: terrà questa maggioranza? È una maggioranza che è stata costruita per spartirsi i posti in commissione, oppure sarà anche una maggioranza alla prova dei fatti sugli investimenti, sui piani agricoli, sui giudizi anche ai piani di governo? Onorevole Dorma. Io sono convinto che la vera novità di questo Parlamento non è di per sé la presenza di 150 più o meno parlamentari che o dall'estrema destra o dall'estrema sinistra combattono il progetto Europa. Questo si è fatto un po', si è fatto molto, dato molto, molta importanza su questo sui media, però c'è tuttora una larga maggioranza nel Parlamento che è a favore del progetto Europa. La vera novità è che questi 150 costituiscono o forzano il resto del Parlamento alla grande coalizione, perché mentre nell'ultimo Parlamento utile sapere che il Parlamento europeo è una cosa molto strana, perché non ha maggioranza politica vera e propria, quindi le maggioranze volano da un voto all'altro. Noi a volte, non so, forse qualcuno è stato anche lì al Parlamento europeo, noi votiamo molto velocemente nell'arco di secondi e si vedono le maggioranze volare da una parte all'altra. Però l'ultima legislatura, per esempio adesso dal punto di vista mio nel Partito Popolare Europeo, noi avevamo una maggioranza, se il conservatore a destra di noi e i liberali a sinistra di noi votavano con noi. I socialdemocratici avevano una maggioranza, se i verdi e i liberali votavano per loro. Questo non c'è più. L'unica maggioranza del Parlamento europeo di questa legislatura è la maggioranza tra i due grandi gruppi, cioè socialdemocratici e il Partito Popolare Europeo. E quindi, e qui c'è la cosa, forse, la differenza rispetto ad un altro Parlamento, perché la grande coalizione c'è anche in Germania, per esempio, c'è anche in Austria. Però lì è una coalizione scritta, con un progetto di coalizione. Questo progetto nel Parlamento europeo non esiste, perché non c'è un governo che è espressione di questa grande coalizione. Quindi è tutta una cosa che stiamo sperimentando in questo momento, però io penso che tutti quelli che vogliono andare avanti nel percorso europeo sanno che bisogna rispettare questo accordo, quindi secondo me va molto oltre la spartizione di posti. Chiaro, in politica anche quello è importante, però noi tutti sappiamo se questa grande coalizione non dura, facciamo il gioco di chi stanno all'estrema destra o all'estrema sinistra, e questo 600 dei 751 non hanno voglia di fare questo. Molto chiaro, molto anche limpido. Onorevole Dorma, lei fa parte della commissione, come ricordava prima anche il dottor Marzano, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, di cui era commissario anche nella legislatura precedente, quindi c'è un suo interesse per il settore agricolo. Bolzano è un territorio, l'Alto Adige è un territorio sicuramente agricolo, anche l'Emilia Romagna è un territorio ad alta vocazione agricola e zootecnica. Prima ricordavamo ad esempio anche l'ex capo della commissione De Castro, no? Come persona che ha fatto molto sulla PAC. Allora, in commissione agricoltura, temi proprio di questi giorni, ci saranno novità per il made in e per i prodotti, per la tutela dei prodotti italiani, e come andrà a finire la pena del blocco delle esportazioni URSS per il problema Ucraina?
dal suo osservatorio per quello che ci può dare. Sì, la Russia voleva dire la Russia. Sono vecchio, la Russia. Quello forse è più sogno di Putin. Forse mi ha chiamato Putin. No, mi lei giustamente ricorda che l'agricoltura è chiaramente nostra, sottevolese, di montagna, completamente diversa da questa qui, però ha anche tanti interessi comuni. Una, proprio nominata anche lei, è la questione delle denominazioni d'origine, dove a mio avviso l'agricoltura è molto più in avanti rispetto a tanti altri settori. Per esempio sul made in industriale stiamo discutendo anche in Europa da anni, e non si fanno veri passi in avanti. Adesso abbiamo un tentativo di regolamento in trilogo proprio in questo momento, mentre in agricoltura questo concetto di denominazione c'è da tanto tempo ed è anche tutelato a livello europeo. Quindi se il prosciutto si chiama prosciutto di Parma o la mortadella, qui siamo a Bologna, si chiama mortadella bolognese di Bologna, questo termine è un termine europeo. Tra l'altro anche io sono stato anche uno dei relatori, nell'ultima legislatura abbiamo risistemato, fatto il cosiddetto quality package, dove tutte le regole su queste denominazioni sono state riviste, sono state messe accentuate. Io sono convinto che per l'Italia queste denominazioni sono una grandissima possibilità, e a volte mi meraviglio anche in tutti i dibattiti di crisi che abbiamo in Italia, di settori che dovrebbero ripartire, riindustrializzare e così via. A volte sarebbe anche utile andare a vedere chi veramente ha successo in Italia e ripartire da chi ha successo. Il settore agroalimentare è un settore che ha molto successo in questo momento. Proprio di questa zona qui, se andate a vedere i grandi formaggi italiani, i grandi prosciutti italiani, hanno un aumento di export che il settore dell'industria italiana se lo sogna in questo momento. Ci sono alcune sfide. La sfida più grande è che queste denominazioni sono tutelate bene a livello europeo e sono tutelate male a livello mondiale. E di questo soffre soprattutto l'Italia, perché chiaramente chi imita qualcosa di famoso, non imita un nome che non vale niente. Però imitare il Barolo piuttosto che il Brunello di Montalcino, la Mortadella di Bologna piuttosto che il prosciutto di Parma, o il grana padano e il parmigiano reggiano, è interessante perché sono nomi conosciuti in tutto il mondo. E poi un po' partecipiamo anche noi al gioco, perché l'Italian sounding non è solo colpa degli altri, è anche colpa dell'Italia stessa, perché se oggi il 90% dell'olio d'oliva venduto in Europa è olio d'oliva italiano, penso che il 90% dell'olio d'oliva in Europa nasce in Italia. Però sulla bottiglia il 90% dell'olio d'oliva venduto in Europa è olio d'oliva italiano, perché nessuno a Bruxelles comprerebbe olio d'oliva francese o spagnolo, nessuno, non esiste, esiste solo quello italiano. Quindi anche noi dobbiamo cercare di avere le parole. Però ci sono alcune sfide molto importanti, soprattutto i grandi accordi internazionali. Quello con Canada è più importante che il TTIP con gli Stati Uniti d'America. Io sono convinto che se non si trova una soluzione per le denominazioni, almeno io né al CETA con gli Stati con il Canada né al TTIP darò il mio consenso. Poi la situazione è spesso difficile, vi racconto una storia che noi spesso non ce lo immaginiamo, perché per gli americani queste denominazioni loro non capiscono il concetto.
che per loro nominare un prodotto mortadella di Bologna per loro è un tipo di prodotto, non interessa dove è il prodotto, da dove deriva. E per esempio fino ad oggi il prosciutto di Parma non può entrare sul mercato canadese, cioè è vietato importare il prosciutto di Parma italiano sul mercato canadese, perché c'è un produttore canadese che ha registrato il marchio, che è un prodotto canadese. Il che è un'assurdità. E spesso la politica, purtroppo, non so se purtroppo, è anche una questione di, diciamo, di compromessi, perché col CETA, se funzionerà, verrà aperto il mercato canadese per il prosciutto di Parma italiano, vero, però non riusciremo a togliere il marchio che ha in mano quel produttore canadese, cioè quello andrà avanti, anche dopo il CETA, però almeno il mercato si apre. E il prodotto italiano può entrare su questo mercato. Quindi noi, secondo me, noi dobbiamo fare una grande battaglia su queste cose, perché l'agricoltura europea è quella, diciamo, italiana, francese, spagnola, portoghese, quella della zona mediterranea soprattutto, vive di produzione di prodotti di alta qualità, e questi hanno un grande appeal a livello internazionale. Io dico sempre, è molto facile, perché le cose si capiscono poi dalle esperienze facili. Se voi andate, tutti parlano di TTIP e del fatto che dopo gli Stati Uniti d'America ci inondano dei prodotti alimentari. Andate a vedere nel supermercato qui a Bologna quanti prodotti americani trovate. E poi andate a vedere un supermercato di New York, andate a vedere quanti prodotti europei e italiani ci sono. Intere scaffali, perché questi sono prodotti altamente interessanti per il mercato, per un mercato molto, molto interessante ad alto prezzo, è un mercato anche molto giovane negli Stati Uniti, quindi bisogna sfruttare queste occasioni, bisogna sfruttare dove siamo forti. Beh, con Putin non so come andremo avanti con Putin, io sono ottimista, devo dire. Io ho l'impressione, devo dire che provengo anche da una provincia, da una regione che è fortemente colpita da questa situazione, perché chiaramente il mercato delle mele, tutta la frutta, forse, cioè. Sì, il mercato delle mele, forse dopo il latte, che in questo momento è il settore più colpito in Europa, forse il settore delle mele è il secondo grande mercato che soffre di questa situazione. Io sono sempre stato a favore di questo, delle misure di per sé, perché secondo me cioè il comportamento russo non era accettabile, non è accettabile, e nessuno di noi potrebbe immaginare un intervento militare dell'Europa contro la Russia completamente fuori d'Europa. Quindi bisognava dare un segnale forte che l'Europa democratica non accetta quello che è successo sulla Crimea e quello che è successo in Ucraina. Ci sono state le elezioni questa domenica qui, c'è un governo adesso che ha una maggioranza democratica, dove anche Putin non può più dire che è tutto stato un voglio o altro. Noi abbiamo tanti segnali che anche la Russia soffre sempre di più di queste misure, stanno parzialmente riaprendo il mercato del latte per alcuni prodotti particolari del settore lattiero-caseario, che fa capire che hanno problemi di approvvigionamento anche loro in questo momento. Io penso che l'Europa ha tutto l'interesse ad rientrare in una fase di dialogo con la Russia e togliere queste misure il più presto possibile. Questa sarebbe l'unica via intelligente in questo momento, però ha bisogno di un avvicinamento a tutte e due le parti. Bene, grazie. Sì, facciamo, sì, questo dicevamo. Domande, riflessioni, quesiti, curiosità? Chi è che rompe il ghiaccio? La tondetta. No. Sono anche le vostre amiche, sì, terziarie. Sì. Per cui io. Sì. Prego. Prego.
io volevo fare una domanda perché sono una piccola cittadina europea che però sono impegnata nei diritti civili dell'ambiente e della tutela della salute. Siccome nelle legislature precedenti presentavo degli esposti alla Commissione europea su tematiche che i cittadini mi sollevavano portando delle documentazioni, in alcuni casi sono riuscita a far riprendere anche il governo italiano in ambiente alle normative c'è riguardo per esempio la tutela dell'acqua e anche l'inquinamento dell'aria. Ora però da diversi mesi ho fatto un esposto ancora per un caso che riguarda le conduzioni dell'elettricità, dei fili elettrici che andrebbero, secondo la comunità europea, sta spingendo a farli interrare. Però sono diversi mesi e non mi hanno mai risposto. Ho avuto l'impressione che spero che non ci sia un restringimento ai diritti della cittadinanza e ai cittadini, sono un po' preoccupata. Grazie, grazie per questa sollecitazione. La domanda qui. Buonasera. Io avrei tante domande da fare, ma adesso mi limito. Allora, intanto sono Claudia Fabbri, sono un'imprenditrice e rappresento anche il gruppo Terzario Donna della Confcommercio della provincia di Ravenna e sono consigliera nazionale del gruppo Terzario Donna appunto della Confcommercio. E da anni facciamo formazione per le imprenditrici. E crediamo fortemente che sia l'elemento essenziale per una crescita e una continua crescita nel mondo imprenditoriale e abbiamo seguito un percorso per conoscere l'Europa e siamo anche andate, grazie ai fondi della Comunità Europea, e in Europa per confrontarci con le istituzioni e le imprenditrici come ad esempio Oslo, Germania, Francia, Spagna e nel 2009-2007 siamo andati a Bruxelles in Parlamento per conoscere e per cominciare a far sentire anche le imprenditrici cittadine europee. È un percorso che ci crediamo e quindi la formazione ad oggi è appunto quella di conoscere a fondo il Parlamento europeo, le commissioni, il Consiglio e il loro funzionamento. E spero che ci sia la possibilità, ancora ad oggi non abbiamo notizie, che la formazione continui in questo senso per quanto riguarda appunto non solamente l'imprenditoria femminile ma l'imprenditoria in generale a 360 gradi. Quindi come diceva lei inizialmente, abbiamo bisogno di innovarci nelle nostre attività, ma mi sembra che l'innovazione sia anche quella di, appunto, collegarmi a quello che dicevo inizialmente, che se vogliamo fare qualcosa, cambiare qualcosa, tutto deve partire da noi. E per partire da noi abbiamo bisogno di formazione che ci aiuti a capire realmente quello che siamo, quello che facciamo tutti i giorni quando apriamo il nostro negozio. Quindi spero che ci sia ancora formazione per l'imprenditoria, finanziamenti. Grazie, vedo che l'onorevole Drago ha preso nota diligentemente, la Tondelli, che parlerà secondo me di ricerca in italiano o in tedesco. No, tedesco non ce la posso fare, grazie. E innanzitutto grazie per questa occasione che ci avete dato, perché credo che comunque poter confrontarci su questi temi per noi sia molto importante. Io sono Luisa Tondelli, sono una ricercatrice del Consiglio Nazionale delle Ricerche e ho svolto per più di 20 anni in Italia l'Istituto della Ricerca e poi ho lavorato per 4 anni in Bruxelles, quindi ho assaggiato, diciamo così, il sapore dell'attività all'interno delle istituzioni europee. Ho solo riscontri positivi per quanto mi riguarda, perché come è noto il settore della ricerca si avvantaggia notevolmente dai finanziamenti che arrivano da Bruxelles, per nulla purtroppo da quelli che arrivano a livello nazionale, perché come voi sapete i governi più recenti si sono, diciamo, trovati in una situazione di dover ridurre sempre più le risorse per questo tipo di attività. Mi vorrei però riallacciare un attimo al discorso di competitività del nostro paese e competitività europea. E recentemente qui a Bologna abbiamo avuto una conferenza del semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea, che è stata peraltro cofinanziata dalla Commissione Europea,
ed è anche supportata dal Parlamento europeo, in cui si è ampiamente dibattuto di questo tema, cioè come affrontare, come uscire da questa crisi e come affrontare il problema della mancanza di competitività, ripeto, non solo nazionale ma dell'Europa in generale, soprattutto nei confronti dei paesi emergenti e dei paesi del sud-est asiatico, eccetera. E sempre più sono emersi, posso riportare questo dato, sempre più sono emersi, diciamo, vincenti gli argomenti che puntano sul valore della conoscenza che l'Europa può mettere nei prodotti ad alto contenuto tecnologico, e mi è piaciuto il fatto che sia emerso il commento che lei ha fatto sulla importanza dell'industria dell'agroalimentare, perché noi abbiamo avuto una sessione proprio dedicata al discorso del food. Peraltro erano rappresentati tra gli speaker persone di alto livello, per esempio del gruppo Barilla, così pure dell'industria del packaging del settore alimentare come IMA, quindi industrie locali della nostra regione che chiaramente a livello internazionale godono di un'alta, diciamo, di un alto rispetto. Ecco, anche in quel tipo di sessione è emerso sempre più che noi non possiamo più immaginare di essere competitivi riducendo, diciamo, il costo dei nostri beni, ma saremo competitivi aumentando il contenuto di conoscenza dei nostri beni. Su questo mi piacerebbe avere un commento, se è possibile. Grazie. Grazie, grazie a lei, dottoressa Tondelli. Sono domande qui dietro? No, non vedo. Cosa facciamo? Onorevole Dorfman? No, io prego, approfitterei per dire che l'onorevole Dorfman ci deve lasciare 7:30, ma credo che abbia il tempo di rispondere alle domande. Ci lasceremo poi. Sì, ma noi lo lasciamo. Noi chiudiamo alle 19:25, per il problema. No, dicevo che non saremo penalizzati, per il piacere, anzi vi ringraziamo per essere stati qui. Vi faremo sapere, anche perché abbiamo i vostri indirizzi, come proseguire questa attività di informazione e diffusione e anche promozione di altre iniziative. Quindi era un anticipo di ringraziamento, ma era anche per giustificare l'onorevole Dorfman, il quale decide lui, visto che è venuto un po' da lontano, lo lasciamo partire. Grazie. Sì, grazie. La prima domanda, lei ha interpellato direttamente la Commissione europea. Sì, bisogna dire, la Commissione europea chiaramente dovrebbe, però non ha un obbligo a rispondere al singolo cittadino. Io le consiglio, se ha delle domande, si prenda un deputato del Parlamento, ce ne siamo 73 in Europa. In modo indipendente e non in modo, perché si scrive, è la Commissione dell'Ambiente, poi parlo anche come cittadino, perché da più ho capito il caso. Ma se ci sono delle domande specifiche, chiaramente noi deputati del Parlamento possiamo fare delle domande alla Commissione, la Commissione ha l'obbligo di risponderci, quindi è a volte un vincolo abbastanza buono per avere delle risposte in maniera veloce. Poi pochi cittadini lo sanno, perché non c'è questo elemento nella democrazia nostra, c'è la petizione, c'è la possibilità di fare petizione al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo ha una commissione per le petizioni, chiunque cittadino può fare una petizione al Parlamento europeo, che verrà poi trattato se ha una importanza, se è legato a politiche europee, è trattato all'interno della commissione petizione del Parlamento europeo. Il cittadino riceve chiaramente una domanda alla petizione che ha posto al Parlamento. La formazione. Beh, sicuramente il Fondo Sociale Europeo va avanti, anzi il finanziamento c'è. Abbiamo adesso, non proprio per imprenditrici e imprenditori, ma per i dipendenti delle aziende, abbiamo aperto una nuova possibilità, Erasmus for All. Io l'ho molto sostenuta questa idea, perché secondo me Erasmus è uno dei progetti più positivi che l'Europa ha, perché crea uno spirito europeo. Se noi andiamo a vedere oggi i ragazzi che studiano all'università, questi veramente si muovono in Europa, sfruttano l'occasione di Erasmus e hanno un concetto diverso di questa Europa, di tanti altri che questa Europa non la girano. E dare questa possibilità anche per chi è in apprendistato, no, o formazione non universitaria, mi sembra una cosa di estrema importanza, anche per dare a chi
e in formazione non universitaria la stessa dignità della, della formazione universitaria. Sulla ricerca e la competitività, io le do perfettamente ragione. Cioè, noi in Europa e l'Italia soprattutto non è più un paese dove, si può, dove l'obiettivo può essere quello di produrre un bene a basso prezzo, perché i beni a basso prezzo ormai vengono prodotti altrove. E forse in alcuni settori che, dove l'Italia è stato molto forte per tanto tempo, questo si è capito troppo tardi. Perché se oggi per esempio abbiamo in uno dei paesi dove il costo del lavoro è abbastanza alto e dove i costi di produzione sono abbastanza alti, come in Germania per esempio, abbiamo una delle industrie più forti di questo continente, è chiaro che l'industria non è forte lì perché producono a basso prezzo. Producono beni che hanno un alto valore tecnologico. Ed è lì, non posso che dare ragioni, bisogna andare su questa strada. Io penso che per quello che ho detto prima, il settore del food e dell'agroalimentare, l'Italia ha il grande vantaggio sull'agroalimentare che ha prodotti che hanno questo alto valore tecnologico o un alto valore di qualità. Perché per esempio un vino, a volte un vino a basso prezzo è più tecnologico di un vino, di un vino ad alto prezzo, però un prodotto ad alta qualità, e quindi che trova sfocco sul mercato. E bisogna intervenire cioè io faccio sempre la domanda molto semplice: perché un'azienda oggi non italiana o anche italiana dovrebbe decidere di produrre in Italia? Quale potrebbe essere l'obiettivo per una scelta del genere? O forse più cattiva fare un'altra domanda: perché tante aziende, soprattutto nel nord Italia, scappano? E se si parla con questi imprenditori, perché poi spesso le cose non si capiscono sui tavoli dei dibattiti, ma parlando con la gente è abbastanza chiaro perché prendono queste decisioni. Il sistema burocratico che diventa sempre più pesante, la tassazione che non è da poco, sicurezza giuridica, un sistema giudiziario che non funziona, un'azienda che ha bisogno di 10 anni per imparare se qualcuno non paga, non è sostenibile. Sono lì i problemi del mercato del lavoro poco flessibile, delle bugie assurde sul mercato del lavoro, e qui lo dico, lo nego, poi questa opinione politica, la politica posso fare. Un sindacato che dice delle cose che non sono vere. Io dico sempre ai giovani: voi cosa preferite? Preferite il posto sicuro o un mercato del lavoro che vi dà delle possibilità e che offre per un certo periodo posti flessibili, non sicuri? La risposta è 9-1. I giovani non cercano il posto di lavoro dove sanno che per tutta la loro vita è il loro posto di lavoro. Cercano un mondo del lavoro attraente, dove hanno quella possibilità di andare a lavorare per un anno, 2 anni, 3 anni in questa azienda, andare in un'altra azienda, avere esperienze di qui, avere esperienze di là. Quello cercano i giovani. Ed è chiaro che il mondo del lavoro poi, dopo un po', deve avere uno sbocco in un mondo del lavoro meno flessibile. Però quello che si fa avanti lì è che la flessibilità del lavoro nel lavoro è la bugia più grande che possa esistere. Non è proprio giusto. E su queste cose, secondo me, bisogna riflettere urgentemente, se no la competitività in questo paese non c'è.
Grazie, grazie molto. Onorevole Herbert Bochmann, mi pare di poter interpretare anche il pensiero del direttore Vrasak nel ringraziare davvero intensamente il nostro ospite e rafforzato, perché abbiamo imparato tante cose questa sera di cultura europea e di scienza dell'Unione, diciamo, da lei con la sua esperienza e anche con il suo ottimo italiano. Quindi, a Bologna non parla mica bene così l'italiano. Lei parla di Piacenza. Bruno, per due parole per ringraziare ancora una volta l'onorevole Dorfman, che ha sopperito benissimo anche alle assenze di alcuni dei suoi colleghi che ci avevano detto di venire. Certo, se avessero dialogato specialmente sull'ultima considerazione avrebbero avuto un dibattito più intenso, ma lo faranno in Parlamento, lo faranno in altre sedi. Davvero volevo ringraziare tutti voi presenti e dire che questa attività, diciamo così, di promozione che abbiamo svolto stasera ha un passato nel lavoro che facciamo come ufficio, con i parlamentari, con varie modalità, però ci consideriamo impegnati a portarla avanti adesso che la legislatura è partita, perché sono sicuro che ci rivedremo a Bologna o altrove, anche a Bolzano, ma se non obbligheremo l'onorevole Dorfman a venirsi a trovare, per discutere ancora di Europa. La materia non mancherà di sicuro, quindi, e grazie soprattutto a Fabrizio Pinacchi che ha voluto condurre così autorevolmente questa nostra conversazione. A presto, grazie.